Il 14 febbraio è la giornata mondiale per l'epilessia. Appello al Ministero della Salute e della Federazione Italiana Epilessia a istituire un tavolo di lavoro permanente. C'è attesa per la ratifica da parte dell'OMS del piano d'azione che include la promozione della salute fisica e mentale, della prevenzione, della diagnosi precoce e ancora del trattamento e della riabilitazione. L'epilessia colpisce 50 milioni di persone in tutto il mondo, il 25% dei casi è prevenibile e più del 70% delle persone affette da epilessia potrebbe vivere meglio con un trattamento sanitario appropriato che in alcuni casi non è neanche costoso.